Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina, appassionati del buon gusto. Anche oggi vi saluto insieme al nostro chef, nostro amico Marco Caldora. Ben rivisto anche oggi, signori. E oggi facciamo una ricetta invernale, una ricetta con un po' di carattere. Sì. E lo facciamo con un pesce non raro, perché ce n'è in abbondanza, ma viene poco costumato nelle cucine locali, ecco, perché ha un po' di spinette in più. E soprattutto per i pescatori da diporto, sì, con la canna, è un pesce un po' odiato. Un po' fastidioso. Un po' fastidioso. Spiegaci perché. Anche perché allora, questo si chiama pesce carrino. Il termine nostro qua, in gergo nostro qua locale, pesce carrino si chiama. Pesce carrina, mai sì, sentito. Sì, fa parte della famiglia delle orate, delle carni bianche e tutte, però ha la particolarità di avere la bocca molto piccola, però riesce a inghiottire l'amo da 10, abbastanza grandicello, riesce a inghiottirlo, però lo inghiotte proprio fino alla fine del suo corpo quando abbocca questo pesce. Quindi è fastidioso, o si perde l'amo, si perde la lenza, altrimenti bisogna, oltre che si pesca, bisogna aprirlo per togliere quest'amo, anche se ha delle carni molto buone. Vive in branchi, quindi in gruppo vivono, e appena si butta una mollica di pane, arrivano in branco prima delle mormore, delle spigole, delle orate. Ma quindi sono veloci, sono svegli. Arrivano subito, arrivano loro. Un pesce furbo. Quindi quando a poco questi pesci, non si va a pesca di pesce carrino, ma si va a pesca di spigole, orate, di mormore, però loro arrivano sempre prima. Poverine. Va bene. E quindi facciamo una caponata con il pesce carrino. È una cosa molto, okay, molto, molto, molto semplice. Quindi abbiamo bisogno di questo pesce, o in alternativa, se non lo troviamo, che possiamo utilizzare? Se non lo troviamo, possiamo utilizzare la mormora, troppo nobile l'orata, okay, ecco, la mormora, il sarago, poi perché no, anche la spigoletta, la mormora, perché no, però poi non rientra più nei pesci poveri, rientra nei, okay, pesci un po' più nobili. Diciamo, sì, che ecco, sì, il focus del nostro chef è utilizzare un pesce povero, quindi se vogliamo rimanere allineati diciamo a questo principio, allora dobbiamo utilizzare queste tipologie di pesci. Diversamente poi possiamo anche, come dire, se non li troviamo, fare con altri pesci. Sì. Allora, perfetto, chef. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare... Ecco, poi abbiamo bisogno di caponata. Sì, caponata, scusate, sì, infatti. Ecco, la caponata che abbiamo fatto, appunto, zucchine a dadini, carote, finocchio, peperone, una cipolla e la melanzana. La melanzana facciamo la base del piatto, che noi la mettiamo a scottare, proprio, prima un po' di sale che si disidrata, e la mettiamo a scottare subito, assieme al filetto di pesce. Ok. Ah, quindi queste le dobbiamo sfilettare. Ma sì, sì. Cerchiamo. Sono piccole, sempre... piccole. Sì. Poi se sappiamo sfilettare tutte queste spine così esagerate, nemmeno le troviamo, capito? Ok. Questa è un'operazione che io l'ho detto anche l'altro giorno. Comunque bisogna acquisire un po' di manualità, perché non è così semplice. Però, ecco, esercitandoci giorno dopo giorno possiamo riuscirci tranquillamente, chef. Non dobbiamo rinunciare. No, non dobbiamo rinunciare. Come tutte le cose bisogna farle. Cioè, a forza di farle. Se si vogliono fare, si imparano. Si sente proprio il coltello, fa difficoltà per quante spine ci sono. Andiamo a togliere noi. Ecco qua, la parte della pancia. Poi ovviamente, ecco, questi avanzi li possiamo sempre utilizzare per i nostri fumetti, quindi sì, mai assolutamente buttarli, sì, mai, diciamolo sempre, perché forse, insomma, ripeterlo aiuta a far capire che veramente lì ci sono proprio i sapori più importanti del pesce, quindi vanno recuperati. Assolutamente sì. Quindi filo d'olio in padella, antiaderente. Scottiamo il filettino, sempre come abbiamo fatto l'altro giorno fa con il brodetto. Ok. Il dal lato della pelle. Dal lato della pelle, sì. Però per appena, alcuni secondi. Cioè, sì, sì, proprio. Di cottura veramente brevissima. Proprio molto, molto breve, sì. Eccoci qua. Abbiamo i nostri filetti.
La melanzana la dobbiamo girare, chef, oppure no? Facciamo una bella tostata, deve proprio prendere proprio il colore bello tostato. Sì, perfetto, così. Sempre senza olio, tutto a secco, eh. Ok. I filetti sono pronti. I filetti li togliamo. Pizzico di sale da parte della pelle che non ce l'abbiamo messo prima. La melanzana già è salata perché l'avevamo salata in precedenza. Comunque si comincia a bucare, la togliamo lo stesso. Okay. Lo stesso. E ce lo chiudiamo. Facciamo così intanto. Intanto mi butto sempre senza olio, senza niente. E devono rimanere croccanti le verdure, immagino. Certo. Lo facciamo prima tostare in questa maniera. E intanto qui abbiamo sia il pesce e sia la melanzana che sono calde, le chiudiamo con una carta, con un cellophane. Questo per far andare avanti sì, un po' la cottura? Così col vapore stesso va avanti la cottura e non lo stressiamo con la fiamma. Vedi, il vapore okay. stesso porterà avanti questa cottura. Quindi anche a casa possiamo utilizzare la stessa padella dove abbiamo scottato il pesce, in modo che... Sì, non sporchiamo tutte quelle ciotole, tutte quelle padelle. La cosa che mi piace di questo piatto, lo posso dire, si fa tutto in una pentola. Io veramente volevo proprio dedicare delle ricette a questo tipo di cucina, cioè a fare dei piatti in una sola padella, perché comunque anche il fatto di dover sporcare tanti oggetti quando si preparano dei piatti, cioè per noi donne che dobbiamo cucinare tutti i giorni diventa anche un po' stressante, ci passa anche un po' la voglia di cucinare. Invece secondo me ci sono delle ricette come questa che si possono fare tranquillamente solo in una padella, quindi non è necessario cambiare di volta in volta assolutamente il supporto con il quale stiamo cucinando. È vero. E le verdure cominciano a dorare, sì. A tostare. Questa è chiaro. Una padella in ghisa, chef? No, questa è in alluminio, però è antiaderente. È antiaderente, quindi sì. Una semplice padella in alluminio antiaderente. Sì. E io vedo che la utilizzi spesso e cuoce molto bene. Sì. In caso non abbiamo la padella antiaderente, anche la padella d'alluminio normale, ci mettiamo un foglio di carta forno. Ah, okay. La cipolla la lasciamo invece intera. Faccio proprio uno spicchio di cipolla rossa e la facciamo tostare in questa maniera. Sai quante padelle ho buttato perché avevano perso l'aderenza, invece avrei potuto fare come dici tu? Sì. Quando con le padelle, non succede con questa padella, questo non perderà mai l'aderenza, le padelle invece, quelle un po' comprate, uso casalingo, appena vediamo, stiamo attenti, che appena vediamo che cominciano a perdere aderenza, io le butto subito. Ecco, buttiamole subito, altrimenti quella parte di... Fa male, bisogna... Insomma. Cancerogeno e inquina gli alimenti. Io le butto subito. Sì. Non aspetto, perché insomma poi praticamente andiamo a mangiare il fondo della padella che si attacca ai cibi e non deve... No, assolutamente. È una cosa che non deve assolutamente accadere. Assolutamente no. Allora, in questo caso... Sì. Abbiamo le verdure tostate, quindi abbiamo creato una crosticina attorno alle verdure dove abbiamo mantenuto tutti i liquidi e tutte le proprietà delle verdure. E nelle verdure questa cosa è veramente importantissima. Le mangiamo per quello. È importantissima. Saliamo. Ecco qua, le saliamo, le facciamo amalgamare pure con il sale. La fiamma in questo caso deve essere sempre molto forte. Altrimenti avremo l'effetto contrario. Se la fiamma è bassa andiamo a perdere i liquidi. Ecco qua. A sto punto che abbiamo tutto bello tostato e salato, aggiungiamo l'olio, un filo d'olio. Proprio alla fine. Proprio alla fine. E adesso le verdure stesse assorbiranno l'olio. Continueranno a... E alla fine avremo una verdura asciutta, non impregnata, sì. Anche se l'hanno assorbito. Sarà bello asciutto e... Sì, e poi comunque il sapore dell'olio rimane, perché avendolo messo alla fine anche le proprietà dell'olio in qualche modo sono migliori, quindi rimangono più che essere migliori, perché alla fine sono sempre le stesse. Ma... E questo, chef, guarda, è anche un contorno molto veloce da fare la sera no? A casa. No? Ci hai dato anche un'altra idea, stavo proprio pensando che stasera non sapevo cosa fare per contorno, tac, sei arrivato proprio... Sei sempre sul pezzo. La cucina è assemblaggio, la cucina è montaggio. Però logicamente dobbiamo un piatto è proprio che deve essere bello. No, come i video, però, assemblaggio e montaggio. Però deve essere buono. Quindi non facciamo poi accostamenti
forzati, accostamenti che per forza deve essere in quella maniera. Che dobbiamo, no, per forza stupire, assolutamente, non è necessario. Assolutamente, perfetto, siamo pronti, possiamo impiattare. Bene, iniziamo a comporre il nostro piatto. Ti apro questo, chef, sì, nel frattempo. Sì. Quanto è caldo? Eccolo qua. Andiamo a condire perché non l'avevamo fatto, no, prima. No, non l'avevamo condito prima. Volendo possiamo aggiungere un po' di pomodoro, possiamo aggiungere... Ma io direi che così è proprio perfetto, chef. Quello che vogliamo, però lasciamo sempre i piatti leggeri. Un'uvetta passita, ecco, tutte cosette, un pinolo, possiamo aggiungere quello che vogliamo, ecco, senza... Però noi adesso siamo un po' sul pezzo della leggerezza, perché siamo, ecco, ricordo, dopo le feste, quindi stiamo cercando di proporvi piatti che comunque sono leggeri, però devono essere anche buoni. Questo è veramente leggerissimo. Secondo me, se calcoliamo le calorie di questo piatto, adesso non voglio dire una scemenza, ma saremo sulle 200 calorie al massimo, forse per l'olio, perché alla fine il resto è veramente... Ma che bello! Eccoci qua. Wow, che eleganza, chef! Bellissimo questo piatto, Marco! Facile, 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 facile. Vederlo così impiattato, uno pensa chissà quali tecniche, no? E invece è di una semplicità incredibile. Eccoci, grazie, qua, chef! Grazie, grazie, grazie a voi. Questo piatto mi piace moltissimo. Sì, 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 sì. Sono cose leggero, leggere, cose sfiziose, che non ci serve uno chef per farle, però... Però con i tuoi consigli, ci serve l'idea, e ovviamente le idee nascono solo dai grandi chef, e tu lo sei, chef. Vabbè, dai, ogni tanto qualche complimento te lo devo fare. Grazie, grazie. Grazie, chef, grazie a te. Grazie a voi, e seguiteci sempre su Rete 8. A domani. Se vogliamo rendere la nostra alimentazione antiossidante, che ci fa invecchiare poco, cerchiamo di inserire almeno 300 g di verdura e almeno 300 g di frutta tutti i giorni. Questa è alimentazione con giusto apporto di vitamine e antiossidanti.